Buonasera, benvenuti al Darwin Day che facciamo da Bologna. Questa è l'ultima di 4 giornate. Il Darwin Day, lo sapete, è la celebrazione del compleanno di Darwin, che è nato il 12 febbraio 1809, un bel po' di tempo fa, ma noi continuiamo a divulgare la sua teoria dell'evoluzione, che ormai ha invaso tantissimi campi. Quest'anno parliamo di biodiversità, abbiamo parlato di biodiversità. Oggi vi presentiamo un documentario sul lupo. Io sono il lupo, pensato e sviluppato da Sabatino Troisi con l'aiuto di persone che adesso vi presenterò. Com'è andata? Un giorno Sabatino e Peppe De Marco si sono presentati a Bologna e mi hanno chiesto di rispondere a qualche domanda sul lupo. Io ho risposto. Dopo un po' di tempo, Sabatino ha detto: il documentario è pronto, cosa ci facciamo? Allora, io stavo lavorando con i colleghi dell'Università di Bologna alla preparazione del programma per il Darwin Day, e quindi ho pensato che poteva essere un'idea quella di proporre a Sabatino di presentarlo nell'ambito del Darwin Day. In fondo, chiaramente i lupi, come tantissimi altri grandi predatori, sono una componente essenziale della biodiversità. E quindi Sabatino ha detto: ok, facciamolo. Questa è quindi la storiella che sta dietro al documentario che vi presentiamo oggi. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato al documentario. Vedete una serie di interviste, persone che immagino conoscete benissimo, per cui non c'è bisogno di tanta presentazione: Luigi Boitani e Paolo Ciucci dell'Università di Roma, e Franco Tassi, che è stato direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Spero che ci sia anche Anna Grazia Frassanito e Remo Bartolomei. Loro lavorano in Sud Italia, in Basilicata e in Puglia, e hanno portato avanti attività sul lupo ormai da molti anni. Tutti noi che abbiamo partecipato al documentario abbiamo lavorato e lavoriamo sul lupo da tantissimo tempo, insomma. Poi devo ringraziare Peppe De Marco, ovviamente, per il filmato. E tantissimo Max, Carola e Gabriella Rinaldi per le musiche che sentirete nel film. Vedete Federica, l'amico, che ha pure contribuito al documentario. Bene, questo è tutto per quanto riguarda la presentazione. Volevo chiedere a tutti i partecipanti che sono interessati di scrivere le loro domande, i loro commenti sulla chat di YouTube, che vedete su YouTube. A fine documentario noi saremo qui e risponderemo alle domande che ci farete. Buona visione e ci risentiamo fra circa un'oretta. Tanto rappresenta la divisione che esiste veramente a livello non solo culturale, storico, geopolitico, ma esiste una divisione anche a livello biogeografico. E mi spiego meglio. La fauna del nord, la fauna fredda, è scesa nell'Appennino, ma poi è risalita nei periodi delle glaciazioni. Si sono formate due componenti diverse, una più nordica e una più meridionale. Non a caso Altobello se ne era reso conto: esiste un orso marsicano che è diverso dall'orso bruno, esiste un lupo appenninico che è diverso dal lupo europeo, esiste anche una lince appenninica, e questo merita di essere investigato e approfondito, storicamente indubitabile, che è diversa dalla lince eurasiatica. E poi esiste anche uno scoiattolo meridionale, che è diverso dallo scoiattolo rosso diffuso dappertutto. All'elenco fatto da Franco Tassi potremmo aggiungere anche
il capriolo italico rispetto a quello europeo e una lepre italica rispetto a quella europea. Ma al di là di quelli che sono gli aspetti morfologici, come nel caso del lupo, qual è l'elemento che ha reso distinguibile, per esempio, i lupi italiani da quelli del resto d'Europa? Utilizzando ed espandendo alcuni metodi che erano in corso di sviluppo sui cani domestici e applicandoli al lupo. Da lì abbiamo ottenuto immediatamente un primo risultato, tuttora valido, che è stato quello di identificare nella popolazione italiana di lupo la presenza di un unico tipo di DNA mitocondriale, che abbiamo chiamato V14, V sta per Wolf, lupo, e 14 perché era il 14° tipo di mitocondriale che venne identificato nel corso delle analisi. Da lì, da questo primo, diciamo, incoraggiante successo, poi siamo andati avanti aggiungendo altri geni, altri marcatori genetici, altre metodologie, fino ad arrivare in questi ultimi anni alla genomica, cioè al sequenziamento di interi genomi di lupi inseriti nell'ambito di un'attività internazionale di interesse sulla genetica e la conservazione del lupo, che ormai ha preso dimensioni molto molto interessanti. Nel 1923, all'inizio del ventennio fascista, e con un decreto, il Regio Decreto 1420, viene approvata probabilmente la prima legge sulla caccia, provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio venatorio. All'articolo 18 di questo decreto ci sono le misure per il contrasto ai cosiddetti nocivi. Io non imbraccio armi, io non metto trappole, io non spargo veleni, io uccido la mia preda, io inganno l'uomo che non mi conosce. I lupari, conosciuti meglio come cacciatori di lupi, la loro origine possiamo ascriverla sicuramente al 1810, quando il re di Napoli, Gioacchino Murat, cognato di Napoleone Bonaparte, fa un decreto, il numero 643, con il quale stabilisce dei premi per chi uccide i lupi. Qualcuno li avvelenava, li uccideva, no? Prima era Cerino, poi se lo mettevano in coda, la pete, glielo accennava questa fin dei paesi, pigliava proprio cosa. I lupari, i lupari. Eh? E poi Mo si fa una cosa del genere, piglia e ti mette in galera. Secondo voi, rispetto a prima, ci stanno più lupi adesso o più lupi prima? Sai quello che sentite voi? È stata una parete che non ce n'era stato manco lupo, ma ora ci sono pure. Attualmente la popolazione di lupi in Italia sta, diciamo, molto bene dal punto di vista demografico, specialmente se la leggiamo in relazione a come era messa appunto all'inizio degli anni 70, quando la specie era ad elevato rischio di estinzione. All'inizio degli anni 70 la situazione cambia, c'è un maggior interesse per questi problemi, l'Italia si risveglia un po' e devo dire nascono anche delle ricerche, frutto della fertile collaborazione tra il Parco d'Abruzzo, che aveva una nuova direzione, e il WWF che stava nascendo allora. Ho cominciato a occuparmi di lupo nel 72, che ero fresco fresco ritornato dagli studi in America, e il WWF nel tempo mi propose un lavoretto di un paio di mesi per scoprire soprattutto dove fossero rimasti gli ultimi lupi d'Italia. Ecco, quel lavoretto di 2 mesi si è trasformato nel lavoro di una vita e non è mai smesso. Io so stare in branco oppure solo. So quando è il momento di andare e quando di restare. Io sono viaggiatore di speranza e di incontri. Il ruolo del WWF in quegli anni, nei primi anni 70, è stato essenziale. Il WWF ha usato i risultati della ricerca che
facemmo noi su tutto l'arco dell'Appennino, proprio per denunciare uno stato di grave minaccia del lupo. E quindi si mosse il WWF molto bene con i ministri del tempo per ottenere questi primi decreti, poi dopo trasformati in legge stabile di conservazione. Diciamo che la popolazione italiana del lupo è sopravvissuta, diciamo, nel periodo che segue alla fine della Seconda Guerra Mondiale, confinata in due aree, principalmente in due aree del centro-sud Italia, e in due piccole popolazioni fra di loro isolate, una nell'area dell'attuale Parco Nazionale d'Abruzzo e l'altra in fra Campania e Calabria. Queste due piccole popolazioni hanno superato la fase più critica alla fine, probabilmente alla fine degli anni 60, e poi hanno iniziato a espandersi a seguito di condizioni ecologiche che stavano cambiando in modo molto, molto rapido e molto importante. Ricordiamoci che negli anni 70 nell'Appennino non c'erano tutta la fauna selvatica che c'è adesso, per cui non c'erano cervi, caprioli, daini, cinghiali nei numeri che ci abbiamo adesso, sparute piccole popolazioni residue che sicuramente non avrebbero salvato il lupo. Abbiamo individuato la presenza di almeno tre branchi riproduttivi e molto probabilmente i due branchi a nord e a ovest della Valle del Fortore sono originati dalla dispersione di individui del branco A, quindi quello centrale che noi abbiamo sempre monitorato. Non ci sono delle dispersioni, diciamo, facilitate. In Italia c'è da considerare che esiste un unico grande, forte corridoio, se vogliamo chiamarlo così, ecologico per il lupo, che si chiama Appennino, cioè tutta la dorsale appennina che va dalla Calabria fino al Piemonte è un enorme corridoio, e se un lupo deve spostarsi, preferisce spostarsi in questo modo. Attualmente, quindi, dopo più di 40 anni di protezione legale e di varie azioni di conservazione, il lupo si è ripreso spontaneamente e quindi ha allargato il proprio areale ed oggi è distribuito con continuità dall'Aspromonte fino alle Alpi occidentali, dalle quali è in atto un processo di espansione dell'areale che l'ha portato recentemente a essere presente nuovamente anche in Trentino, in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, dove tra l'altro c'è la ricongiunzione con nuclei di lupi che provengono appunto dalla popolazione di Nari. Si parla di circa 2.000-2.500 lupi, sebbene non siano stati censiti in maniera accurata, si tratta di stime molto approssimative. Quando poi i lupi si sono espansi prima lungo i crinali appenninici e poi via via verso la bassa collina ed ora anche in alcune zone di pianura, hanno incontrato nel corso dell'espansione, hanno incontrato cani vaganti, cani randagi che hanno continuato in alcuni casi a produrre ibridi. Qualcuno potrebbe dire, beh, allora qual è il problema? Tanto il ruolo è sempre di un predatore. Ma forse è un problema etico, se vogliamo metterla su questo, estetico. Io per esempio amo il lupo per quello che è e mi farebbe un pochino fastidio vedere un lupo a chiazze bianche e nere domani mattina. Da un punto di vista etico, sebbene questo sia oggetto di opinione, non è un fatto scientifico, insomma non è proprio l'obiettivo di conservare una specie come il lupo con delle varianti genomiche introdotte dal cane per una scarsa gestione della popolazione canina. Siamo noi umani che stiamo causando l'ibridazione, così come stiamo causando l'inquinamento e il riscaldamento globale. Io sento una responsabilità morale verso tutto questo, c'è chi non ce l'ha. Ci sono 100.000 giornaletti come il Panda, ma non più stampati, ma sono semplicemente informazioni che vanno su internet e non sono più controllate. Chiunque può scrivere qualunque cosa, chiunque legge qualunque cosa, è difficile discernere la bontà dell'informazione, per cui di fatto la comunicazione oggi è molto più grande, ma è molto più confusa e non ci si capisce più niente. Io faccio una distinzione netta
mi piace rifarla qui, tra ricerca e monitoraggio. Sono due cose molto diverse. Nella ricerca io cerco una nuova informazione. Monitoraggio invece è una cosa diversa. Monitoraggio vuol dire seguire una variabile nel tempo per poterne valutare i cambiamenti. È come quando noi ci misuriamo la febbre quando siamo male, no? Ce la misuriamo tutte le mattine finché siamo a posto. Quello è monitoraggio, che è diverso. Non la devono fare necessariamente le università e i ricercatori. Ha dei crismi scientifici il monitoraggio, sicuramente è importante. E quello va fatto, è un dovere. È un dovere perché? Perché se noi spendiamo soldi per gestire il lupo, per indennizzare i suoi danni, per trovare dei compromessi di coesistenza tra lupo e zootecnia e così via, ma vogliamo avere un riscontro se quello che facciamo funziona o no? Dobbiamo. E quello si chiama monitoraggio. Come diceva l'onorevole Ceruti, che è stato quello che ha promosso la legge quadro sui parchi, diceva sono semplici ASL verdi, cioè praticamente sono degli uffici burocratici. Le aree protette hanno svolto un ruolo essenziale per la conservazione della fauna selvatica e dei carnivori in particolare. Certamente svolgono ancora un ruolo essenziale, certamente subiscono costantemente tentativi o processi di ridimensionamento, di frammentazione e di gestioni eccessivamente burocratiche. Molti di questi parchi nazionali non hanno obiettivi precisi, se non un generico conservare la natura, che vuol dire tutto e innanzitutto. Cioè, penso che siano spesso un'occasione persa, ecco. Potrebbero fare molto di più. Sui parchi regionali la storia è molto diversa, perché di nuovo le regioni sono tante e ognuna fa come crede meglio. Ci sono regioni in cui il sistema dei parchi e delle aree protette funziona anche bene, altre in cui è un insieme di cosiddetti paper park, cioè parchi sulla carta, ma poi di fatto non si fa niente. Oppure diventano centri di spesa per qualche operazione clientelare locale, ma senza una vera ricaduta sulla conservazione della natura. Io penso che la natura in Italia stia oggi meglio di tanti anni fa, e forse non abbiamo mai avuto così tanta fauna selvatica negli ultimi 300-400 anni fa, ma non credo che sia tanto merito delle aree protette. È proprio una coincidenza di fattori naturalistici, geografici, storici, economici e sociali che ci ha portato a questa situazione, che devo dire è buona. Quando mi chiedono se il lupo è buono o cattivo, in genere me lo chiedono i bambini. Il lupo non è né buono né cattivo, è il lupo. È giusto e necessario dare prima di tutto la parola a Sabatino. Allora, io credo che si sia capito un po' il senso di questo primo lavoro, perché diciamo, il materiale che abbiamo raccolto ci sta già portando ad una seconda idea di lavoro che già avevamo in mente. Voglio solo dire innanzitutto grazie a tutti voi, voglio dire grazie a Luigi Boitani, a Paolo Ciucci, a Franco Tassi, a Ettore Randi, a tutti gli altri colleghi che mi hanno ospitato e mi hanno permesso di fare queste interviste, che sono poi interviste che voi abbiamo montato delle parti, ma con ognuno di noi abbiamo fatto interviste di più di un'ora. Ricordo ancora con Luigi Boitani, stavamo all'università, era bel tempo quando siamo entrati, pioveva quando siamo usciti, quindi voglio dire, è stato un impegno e una disponibilità di cui io vi ringrazio veramente tanto. Spero di essere riuscito a mettere su qualcosa che vi dia anche a voi una, come posso dire, un'idea di un lavoro fatto con molta inesperienza, perché io non sono certo una persona che si occupa di queste cose, ma ho cercato di trasferire quelle idee che maturate nell'arco degli anni, dell'esperienza anche sul lupo, e soprattutto cercando di mettere insieme innanzitutto un pezzo di storia che mancava secondo me sul lupo, la storia appunto di persone come Luigi, come Franco Tassi, come Ettore Randi,
che hanno fatto in modo che la storia dei lupi in Italia avesse un percorso, avesse un senso vero. Ricordiamoci che negli anni 70 forse l'Italia è stata la prima nazione europea a darsi delle leggi di tutela sul lupo, come diceva giustamente Luigi, ricordando l'impegno del WWF, il progetto San Francesco col Parco Nazionale d'Abruzzo. Cioè, voglio dire, è una storia che non va dimenticata, e io ci trovo che questo non accadesse, ed è, quindi la prima parte del lavoro è stata dedicata a questa idea, cioè quella di raccontare una storia vera. L'altra parte invece, dove il lupo scompare, vedete, lui non parla più, parlano gli esperti, e parlano di che cosa? Di un mondo legato al lupo, che è fatto di ricerche, di monitoraggi, di studi, dove c'è grande confusione, secondo me. C'è una grande confusione perché? Perché si mischiano, c'è una commistione tra quelli che sono le vere competenze scientifiche, le vere conoscenze su una specie, con gli interessi economici che chiaramente si muovono trasversalmente all'interno dei vari sistemi, all'interno delle varie situazioni. E questo porta molto spesso a quella grande confusione a cui accennava Luigi, dove praticamente non ci si capisce più niente. Non si capisce perché si faccia il monitoraggio, oppure chi deve fare il monitoraggio, a che serve il monitoraggio, oppure a che serve dare piccoli contributi di ricerca sul lupo, dove poi questa ricerca non diventa altro che una farsa di un monitoraggio. Quindi tutto questo secondo me pesa poi su che cosa? Pesa sulla possibilità che abbiamo di sviluppare dei processi organici e dei processi che servano veramente. Oggi c'è un problema serio, c'è una conflittualità enorme tra il mondo pastorale, il mondo dell'allevamento, soprattutto in alcune aree del nostro paese, e la problematica del lupo e della conservazione del lupo. Su questo noi non stiamo rispondendo, e se stiamo rispondendo male, a mio giudizio. Questo monitoraggio servirà? Potrà essere utile? Io spero di sì, io sono sicuro che sicuramente servirà. Però io vedo molta distanza tra quello che doveva essere il rapporto, come diceva Ettore Randi prima, cioè tra il monitoraggio nazionale e le entità locali. Le entità locali, secondo me, sono assenti, e questo non ci aiuterà a poter utilizzare al meglio gli elementi che ci verranno forniti dal monitoraggio nazionale, perché localmente ci mancheranno delle condizioni di conoscenza. Io dico questo per dire anche che l'altro aspetto che abbiamo toccato sull'informazione, sulla divulgazione, giustamente dice Paolo Giussi, la divulgazione è un elemento sostanziale della gestione. Non possiamo più utilizzarla, considerarla come qualcosa che non ci appartiene. Ci deve appartenere e deve essere fatta da persone capaci di farlo. Allora, io non la faccio lunga, era quello che volevo dire. Non so se ci sono riuscito, grazie a voi soprattutto, perché ho colto da voi tutti gli elementi per poter poi metterli insieme in un contesto e in un processo, diciamo, di ragionamento. Non so se ci sono, poi questo magari me lo dirà più di chiunque altro Luigi Boitani, che lui forse è l'unico che non ha mai visto niente di questo documentario, ed è la prima volta che è sottoposto a questa cosa. Io spero, Luigi, di non essere stato troppo ingeneroso con te e con gli altri amici. Ecco, ho finito. Direi di dare la linea a Luigi a questo punto. Sì, d'accordo, Luigi. Ingeneroso non vedo perché, proprio tutt'altro, anzi. Penso che hai fatto un ottimo lavoro, come dicevi te, hai messo un tassello importante nel raccontare una storia che ormai si perde nella notte dei tempi, visto che ormai nel mondo di oggi si vive sul quotidiano, tutt'al più il passato va indietro di qualche settimana, e qui bisogna andare indietro di 40 anni, 50 anni, quindi la gente chiaramente si è dimenticata tutto questo, il che va bene, va bene. Come tu sai, il fronte del conflitto, della battaglia per la gestione sana e intelligente del lupo si è spostato parecchio negli ultimi tempi, e il fronte caldo adesso è sulle Alpi. Quello che viene dalle Alpi assorbe la gran parte delle notizie che noi riceviamo sulla conservazione del lupo. Sulle Alpi, dove chiaramente ci sono dei contesti sociali, economici, ecologici completamente diversi. La disponibilità di prede, il tipo di zootecnia, il tipo di pecore stesso, cioè sono delle razze
diverse, ma anche il tipo di efficienza delle amministrazioni regionali e locali è diverso. Basta pensare che quando il lupo è arrivato in, come dicevamo, dicevi te nel filmato, la prima volta sul confine italo-francese, beh, subito dopo è stato preso in carico dalla Regione Piemonte con un progetto che ha funzionato molto, molto bene. La Regione Piemonte si è distinta per razionalità, logica, finanziamenti, contatti internazionali e ha gestito il progetto in maniera eccellente. Poi chiaramente il lupo si è espanso e è andato in altre regioni che non hanno seguito lo stesso, diciamo, canone di efficienza. E quindi, oppure ultimamente ci sta tanta della efficienza, tanto declamata efficienza delle province autonome di Trento e Bolzano, che però si dedica in maniera dettagliata a come eliminare i lupi più che a cercare una coesistenza, insomma. Quindi il fronte della battaglia, diciamo così, è adesso sull'arco alpino, o forse semplicemente il clamore che viene dall'arco alpino è tale per cui quello sottofondo a cui noi siamo abituati dall'Appennino passa un po' in secondo piano. Però è anche vero che alcuni dei temi che avete sollevato nel documentario sono di estrema rilevanza e ancora totalmente irrisolti. Quello dell'ibridazione è un esempio, ma non è solo questo. Ma perché questo? Io ho cercato, cioè mi sono fatto questa domanda nel passato, l'ultima notazione, poi chiudo. E, insomma, il lupo è una scocciatura per tutte le regioni e le amministrazioni. È una scocciatura perché richiede di prendere delle decisioni che sono proprio a cavallo di due sentire molto diversi nell'opinione pubblica. Metà della gente, o forse la maggior parte, adora il lupo in maniera eccessiva, e un'altra parte dell'opinione pubblica lo odia, lo vorrebbe eliminare. E ci sono quindi delle frizioni che vengono da diverse opposizioni sociali, ma diverse convinzioni psicologiche, sociali, politiche, tutto quello che vi pare. Beh, di fatto l'amministrazione regionale che sta in mezzo dovrebbe prendere una posizione e non la prende. Pochissime regioni hanno preso delle posizioni vere e hanno agito di conseguenza. Guardate sull'ibridazione, guardate la regione Lazio, per fare un esempio unico, c'era un conclamato caso di ibridazione nel branco che vive qui vicino Roma, e chi lo segue ha chiamato l'attenzione della regione per tempo, hanno chiesto tutti i permessi, hanno fatto tutto quanto, nessuno ha risposto. Nessuno ha risposto per mesi, mesi e mesi, finché si è arrivata alla ulteriore stagione riproduttiva e quell'ibrido si è riprodotto, così invece di uno ce ne sono poi uno più i suoi sei cuccioli e così via. Poi uno si domanda perché i problemi si ingigantiscono, perché nessuno vuole fare niente. Adesso abbiamo due casi sulle Alpi, spero che sulle Alpi si riesca a mettere in piedi una risposta invece più veloce. Ci manca questo, ci manca la risposta delle amministrazioni. Grazie Luigi, se ci sono ulteriori commenti su questi due primi interventi li possiamo fare subito, altrimenti ho una serie di domande che sono tutte sugli ibridi. Se volete inizio dalla prima, è la più, forse la più semplice. Dice, ma sappiamo che gli incontri lupi cani possono finire in maniera diversa, e quindi la domanda è, ma succede, quanto succede che i cani vengono sbranati dai lupi nella realtà del nostro Appennino? Non so se Paolo o Luigi vogliono... Paolo può rispondere perché abbiamo fatto tanta analisi sulla dieta del lupo, sicuramente può citare dei numeri migliori. Esatto. Sì, mi sentite? Vai Paolo. Sì. Intanto buonasera a tutti e velocemente desidero ringraziare Ettore per l'invito e Sabatino per questa eccellente idea di un documentario, appunto, che sia impostato non solo sul lupo ma sulle persone che ruotano e che hanno in qualche maniera forgiato la storia della ricerca e della conservazione del lupo in Italia, appunto, fra i quali appunto Franco Tassi e Luigi Boitani, che continuano a essere attivissimi, ma
vanno riconosciuti appunto come due visionari che hanno in qualche maniera impostato e impattato appunto tutta l'attività di gestione e conservazione del lupo nel futuro. Beh, avrei altre considerazioni, ma vengo direttamente alla risposta. Non esistono purtroppo delle quantificazioni esatte sul tasso di predazione da parte del lupo rispetto ai cani, ma negli studi appunto sulla dieta che sono stati fatti da noi e da altri autori in diverse zone d'Italia, la percentuale di cane nella dieta del lupo, quindi che testimonia insomma la frequenza di alimentazione, è estremamente bassa. Siamo a frequenze mediamente minori agli 8, il 6, il 2%, in alcune zone non è neanche presente. A dire cosa? A dire il fatto che il cane non viene riconosciuto come una preda, come può essere un cinghiale, come può essere un capriolo, come può essere una pecora, ma il fatto delle uccisioni sono più che altro scaturiscono da scontri di tipo territoriali e quindi non di predazione. Questi scontri territoriali che portano all'uccisione dei cani sono per fortuna su scala nazionale abbastanza esigui. L'aspetto però potenzialmente preoccupante è che ci sono alcune zone, in particolare in Emilia Romagna, ma non solo, dove apparentemente appunto alcuni branchi di lupi si sono in qualche maniera specializzati appunto nell'uccidere questi cani anche per motivi alimentari. Una zona particolarmente calda è proprio nelle zone, diciamo, preappennino tosco emiliano, appunto, dove ci sono varie stalle per la produzione appunto di parmigiano reggiano, e lì appunto abbiamo dei colleghi, i nostri amici, che stanno seguendo i lupi, e spesso e volentieri appunto c'è predazione proprio sui cani da compagnia, non solo di guardiania, ma per fortuna il fenomeno sembra abbastanza limitato in alcune zone. Ed è un problema serio, perché ovviamente oltre al fatto appunto che c'è comunque l'uccisione di un animale domestico, ecco, rispetto a una pecora, rispetto a un puledro, rispetto a un vitello, appunto il cane, specialmente se è un cane di compagnia, è un fatto che crea un grande impatto di tipo emotivo e quindi psicologico. Un'altra casistica, anche questa proprio fortuna abbastanza limitata nello spazio, e anche questa molto recente, sono alcuni branche di lupi che si sono specializzate appunto nell'uccidere i cani dei cacciatori, no? Quando c'è la battuta al cinghiale, quindi i cani sostanzialmente avanzano e camminano parecchio avanti ai cacciatori, alcune zone, anche qui nella provincia di Parma, un branco in particolare, che si sono specializzati nell'aspettare questi cani al varco e velocissimamente sostanzialmente ucciderli senza neanche di fatti consumarli. Però, ripeto, sono fenomeni abbastanza limitati, però sono da tenere sotto controllo, perché appunto, come diceva poi Ettore nel filmato, l'espansione di questo lupo, che continua a essere presente a densità maggiori anche in ambienti semiurbani o urbani, aumenta la frequenza di incontro con i cani, e quindi questo potrebbe essere un fenomeno che potrebbe aumentare nell'immediato futuro. Sì, grazie Paolo. C'è un'altra domanda che si ricollega e forse espande questo punto che hai toccato te. Cioè, il lupo in alcune aree, anche da noi in Emilia Romagna, sta espandendosi verso la pianura, anzi è già in pianura. E oltre ai cani pare che, certamente, va a mangiare nelle discariche attorno agli allevamenti, che da noi sono numerosissimi, sono a livello industriale. Ma il punto è, allora, queste discariche sono tuttora, nonostante tutto, incustodite, sono quindi questa è la domanda che sto ampliando leggermente, ma nel senso è questo, cioè se le discariche in pianura stiano svolgendo ancora un ruolo nel sostenere l'alimentazione e ovviamente nel generare l'ibridazione dei lupi che stanno espandendosi in aree di allevamenti industriali, dove forse le discariche sono ancora una volta gestite male o non gestite affatto. Non so chi vuole rispondere, chi di voi sta seguendo la problematica dei lupi in pianura. Ecco. Non credo che ci sia nessuno che la stia seguendo con la dovuta attenzione, però mi viene da dire fare una deduzione semplicissima. Cioè, il lupo è un animale opportunista e si mangia quello che è più facile da mangiare. Tracorrere dietro a un cervo, per ipotesi, che magari tira pure un calcio e ti spacca la mandibola, e mangiare le placente in una discarica, ma il lupo non ci pensa due volte. Può correre dietro al cervo per divertimento, ma per mangiare va alla discarica, o perlomeno cercherà di fare tutte e due. Quindi queste discariche non fanno altro che
aumentare la disponibilità trofica e quindi in definitiva aumentare la popolazione di lupi, che è proprio quello che gli umani locali non vorrebbero. Un'altra domanda che ha una risposta credo abbastanza ovvia, però la domanda è molto chiara, cioè se ci siano ibridi anche in altre popolazioni di lupi in Europa e in America. Paolo, vuoi rispondere tu? Ci abbiamo tutto un campionario. Sì, velocemente, in America molto meno apparentemente dell'Europa, sarà appunto una questione appunto legata al fatto che anche la popolazione canina non solo è minore ma anche molto ben, è meglio gestita appunto come poi diceva Luigi nel documentario. A livello europeo non abbiamo nessuna stima, nessuna quantificazione accurata disponibile, però abbiamo finito da poco un survey a livello europeo, diciamo con chi si occupa di lupo, e apparentemente è un fenomeno che è diffuso in tutti i paesi dell'Europa occidentale, ma anche dell'Europa orientale. Purtroppo in nessuno di questi paesi però ci sono stime quantificabili e comunque progetti di monitoraggio che tendono a valutare la tendenza di questo fenomeno. Per cui, come riconosceva chiaramente Luigi nel documentario, probabilmente l'ibridazione fra il lupo e il cane è una cosa che ha accompagnato la domesticazione del cane da sempre. La nostra preoccupazione, che più che una preoccupazione oggi diciamo è una certezza, è che invece il tasso di incrocio fra cane e lupo, in virtù di una serie di cose che sono state dette chiaramente nel documentario di Sabatino, oggi assuma proporzioni, frequenze e distribuzione geografica maggiore di una volta, con il rischio appunto che non c'è più una popolazione sana e coesa di lupi, come diceva Luigi, che è in grado poi di riassorbire o diluire questi rari eventi di ibridazione, ma piuttosto sembrerebbe in alcune zone che avvenga il contrario. E la nota dolente è che dalle nostre poche quantificazioni che abbiamo fatto con stime formali nella provincia di Grosseto, e come ricordavi te Ettore, anche nel Crenale dell'Appennino Tosco Emiliano, dove abbiamo appunto picchi di percentuale di ibridazione che arrivano oltre al 70%, e parliamo di ibridi recenti, di recente generazione, quindi quelli che si possono rilevare a livello genetico, quindi sono la prima, massimo la seconda generazione di reincrocio di un ibrido nella popolazione parentale dei lupi, stime di questo livello apparentemente ce l'abbiamo solamente in Italia e in alcune aree della Croazia, ma non nel resto dell'Europa. E forse questa peculiarità un po' nostrana deriva sia appunto dall'elevato numero di cani vaganti, randaggi o vaganti in generale, come è stato rimarcato nel documentario, ma anche cosa che forse non è emersa, ma che è importante riconoscere perché è una forse fra le più rilevanti, è l'elevato tasso di bracconaggio ad opera dell'uomo, quindi mortalità sia illegali sia accidentali, che nelle zone anche di alta densità lupina tendono comunque a scompaginare, a disgregare la coesione sociale all'interno di un branco di lupi, e questo per tutta una serie di motivi sia demografici che sociali tende paradossalmente ad aumentare la probabilità che avvenga un accoppiamento con i cani, e questo in un paese dove c'è un'elevata densità di cani vaganti, insomma è un rischio annunciato e un problema come riconoscevamo più o meno tutti, insomma forse dei più gravi attualmente presenti in Appennino, comunque in comune con altri paesi europei. Sì. Poi c'è una domanda che può avere una risposta semplice, che in realtà è piuttosto una domanda piuttosto complessa. Quali sono le caratteristiche di un ibrido? Ah, puoi rispondere te, Ettore. Allora, io inizio, poi sento anche voi volentieri. Appunto, è una domanda che può avere una risposta semplice, perché ci sono degli ibridi che sono ovviamente incroci, lo si vede bene dal punto di vista morfologico, ci sono mantelli anomali, neri, con pattern di colorazioni che sicuramente non corrispondono al mantello del lupo italiano, ci sono ibridi con un orecchio pendulo, ci sono ibridi che hanno una morfologia completamente anomala, troppo grandi, coda troppo lunga, hanno movimenti chiaramente sospetti, diciamo portamenti che non sono esattamente quelli che vediamo nei lupi non ibridati.
Però ci sono anche tante caratteristiche, anche morfologiche, derivate dagli incroci che sono molto più complicate da identificare. Per esempio c'è questo discorso delle unghie bianche, delle unghie depigmentate, molto probabile traccia di ibridazione, che però puoi vedere se hai l'animale catturato, anestetizzato oppure ucciso, e lo puoi controllare, ma non lo puoi vedere in natura, insomma. Quindi dal punto di vista morfologico ci sono caratteristiche che sono osservabili semplicemente, direttamente, e altre che sono più complesse. Poi ci sono altri due aspetti che vorrei citare. Il primo è ovviamente l'aspetto genetico, ne abbiamo parlato un po' nel documentario. Dal punto di vista genetico ci sono cose che si possono fare in maniera abbastanza semplice, cioè intendo dire analisi del DNA che ormai sono state messe a punto da tanti anni con metodologie che stanno migliorando, che possono dare risposte che sono valide entro un certo limite. Qual è il limite? Il limite è la diciamo genealogia dell'ibrido, il che vuol dire che ibridi recenti di prima generazione, di seconda generazione, oppure reincroci degli ibridi nei lupi di prima o di seconda generazione sono identificabili piuttosto bene, con relativa certezza, utilizzando anche metodi di analisi molecolare semplici e relativamente poco costosi. Poi man mano che le generazioni di reincrocio continuano, cioè che i reincroci continuano a reincrociarsi all'interno dei branchi di lupi, le identificazioni genetiche diventano sempre più complicate, perché la percentuale di geni, diciamo così, di cane nei reincroci tendono a diluirsi progressivamente, e quindi abbiamo degli ibridi, abbiamo già sicuramente anche in Italia, in altre parti d'Europa, in altre parti del mondo, degli ibridi che risalgono ormai a numerose generazioni nel passato. E in questi casi identificare le tracce dell'origine canina può essere complessa, a meno che non esistano dei caratteri morfologici che hanno una base genetica molto chiara, ben definita dagli studi che sono stati fatti, tipo il mantello nero, che ci consentono di tracciare una origine ibrida, anche se molto molto lontana nel tempo, e che non risulterebbe facilmente dall'analisi di caratteristiche genetiche generiche, diciamo così. E poi c'è il vero problema, a mio avviso, che rimane, genera domande a cui non siamo ancora in grado di rispondere, cioè se l'ibridazione possa modificare caratteri comportamentali negli ibridi rispetto ai lupi, che credo che sia una tematica di grandissimo interesse sia dal punto di vista zoologico che dal punto di vista applicativo, conservazionistico, però mi sembra che manchino sostanzialmente gli studi che ci dicano che ci consentano di verificare in qualsiasi modo se gli ibridi modifichino il loro carattere, i loro caratteri comportamentali nei confronti della predazione, oppure della minor preoccupazione di stare in contatto con gli umani, e così via, insomma. Queste in sintesi sono le mie opinioni, ma mi piacerebbe sentire anche le valutazioni vostre, se volete. Io, Ettore, solo una aggiunta, d'accordissimo con quello che dice. Appunto, spiegherei forse meglio la differenza, no? In biologia si fa questa differenza fra genotipo, che sarebbe l'insieme dei geni che caratterizzano un individuo, e il fenotipo, che è la manifestazione esteriore, no? Dell'effetto dei geni, che non è solo morfologico, ma appunto, come tu hai giustamente anticipato, è anche comportamentale e fisiologico. Ora, detto questo, se è vero che non abbiamo riprove del fatto che gli ibridi abbiano un comportamento diverso rispetto ai lupi puri, è anche vero che è difficilissimo raccogliere evidenze in natura di queste differenze comportamentali, perché spesso sono criptiche e si tratta di comportamenti che noi non siamo in grado di descrivere neanche col lupo, quindi non abbiamo neanche un benchmark di riferimento. Però è anche vero che la scienza si costruisce su delle ipotesi, ci sono ipotesi che sono più o meno robuste. Bene, l'ipotesi che io sostengo è che il cane è comportamentalmente molto diverso, e dopo appunto millenni di selezione artificiale noi abbiamo ottenuto nel cane
cosa? Un lupo che si comporta come piace a noi, un lupo che può giocare con i bambini, un lupo che va presso alle pallette, un lupo che ci riporta le anatre sparate senza mangiarle. E quelli sono tutti comportamenti che sono altamente devianti rispetto al comportamento di un lupo e che hanno una base genetica. Quindi a mio avviso non c'è motivo di ritenere che un ibrido non possa avere dei comportamenti in qualche maniera che siano un mosaico, esattamente come lo è l'aspetto morfologico. E lo stesso discorso vale per la fisiologia. E qui intendiamo dire la capacità di rispondere alle malattie naturali che hanno gli animali selvatici, oppure la frequenza di riproduzione, la dimensione delle cucciolate, o tutti gli altri aspetti fisiologici che in qualche maniera impattano anche il comportamento e l'adattamento di un animale alla vita selvatica. Quindi attenzione su queste cose, perché appunto, come anni fa non esistevano le evidenze genetiche per dire che ci fossero ibridi e quindi non c'erano ibridi, oggi attenzione a non fare magari lo stesso sbaglio. Non è che siccome non abbiamo evidenze che la fisiologia o il comportamento degli ibridi sia deviante rispetto a quello dei lupi, questo non vuol dire che questi fenomeni non stiano accadendo. Semmai vuol dire che dobbiamo incrementare le risorse da destinare alla ricerca e fare ricerche mirate in questo settore, magari appunto prendendo spunto o opportunità da ibridi noti che in condizioni di cattività si possono studiare molto meglio che in condizioni selvatiche. Sì. Concordo con la tua puntualizzazione. Altri commenti su questo tema? Luigi, non so se vuoi dire qualcosa. No, io sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Paolo. Posso aggiungere solo che dal punto di vista così proprio macroscopico, i comportamenti di quegli ibridi che abbiamo seguito con i radiocollari sono esattamente identici a quelli del lupo. Però parlo di ritmi di attività, spostamenti, distanze, percorse, alimentazione, ma questo è di tanto tempo fa, quindi insomma, però questo lascia totalmente aperte invece le domande che ha fatto Paolo sulla fissazione di comportamenti che hanno poi una base genetica, assolutamente. Federica, hai qualche commento anche in relazione a quello che state facendo in Molise da voi? Ma mi trovo insomma in perfetta linea con quello che state dicendo. Qui in Molise fortunatamente il problema dell'ibridazione non è così evidente, nel senso che abbiamo pochi dati in realtà. Quindi non sappiamo se questo fenomeno è presente insomma in maniera incisiva. Quei pochi dati insomma che siamo riusciti a raccogliere negli anni comunque testimoniano una assenza di questo fenomeno. Quindi abbiamo ancora insomma per fortuna dei branchi diciamo di animali selvatici puri per adesso. Sì. Forse se intervengo solo per ricordare, Federica, solo la zona di Isernia dove c'è quel branco. Sì, ovviamente sì, io mi riferisco, sì, perché mi sono occupata più che altro della parte della provincia di Campobasso. Sì. Però Isernia c'è questo branco con gli ibridi bianchi e neri di cui parlava Luigi, dove effettivamente ci sono ed è veramente incredibile vedere questo branco, perché poi è un branco di ibridi con presenza di lupi quasi assente, almeno non si appalesano, insomma. Quindi, sì, è un branco anche abbastanza numeroso da quello che è. Sì, sì. E questo la dice lunga sulla presenza dell'ibrido. Io credo, se posso intervenire su questo, ritornando alle norme che regolano la gestione dei cani, perché giustamente, come tutti voi avete detto, il problema l'abbiamo creato noi, lo continuiamo a creare noi. Prendo anche esperienza da quello che hanno fatto altri colleghi in altre regioni, dove hanno applicato sostanzialmente la 281 e hanno effettuato, diciamo, tutti i processi necessari al controllo soprattutto dei cani vaganti, e guarda caso ancora oggi scopriamo che c'è una grandissima quantità di persone che c'ha cani che non sono microchippati, che vengono tenuti in libertà soprattutto nelle aree rurali, nelle aree periferiche. Là è il problema serio, perché guardate gli studi che ho fatto io sul randagismo: i cani randagi stanno tutti nei paesi, stanno tutti al caldo sotto le porte delle case perché si aspettano di essere alimentati. È difficile trovare i randagi in giro per montagne se non sono stati abbandonati, ma la maggior parte dei cani che gira per montagne sono i cani di proprietà, sono i cani che appartengono a contadini, a pastori, eccetera, che vengono lasciati liberi di girare e di muoversi come vogliono.
Su questo bisogna, secondo me, intervenire, ma voglio dire, non c'è bisogno di fare una nuova legge, basta essere attenti al fenomeno, conoscere il fenomeno e intervenire con i giusti mezzi, che sono, cioè, noi qua siamo al paradosso che vengono seguite le vacche in montagna, vengono marcate, vengono, i cani che stanno al seguito delle mandrie non sono microchippati. Allora c'è un problema che va risolto e su cui bisogna intervenire al più presto, perché la presenza del lupo e la presenza dei cani vaganti è ancora un problema vero. Non so se siete d'accordo su questo. Sì, qui c'è l'ultima domanda che ha una risposta credo molto molto ovvia, però apre anche a qualche considerazione. La domanda è se l'espansione degli ibridi può rappresentare una minaccia per la sopravvivenza del lupo. La risposta mi sembra abbastanza ovvia, ma vorrei aggiungere io una piccola domanda, cioè se dopo un bel po' di anni di esperienze, di valutazioni che sono state anche citate sul problema dell'ibridazione, dell'espansione degli ibridi, che cosa fare? Cioè, abbiamo maturato qualche valutazione su quello che abbiamo fatto, che è stato fatto in passato, anche in passato molto molto recente, su quello che si sta o che non si sta facendo adesso, che invece si potrebbe realisticamente fare per affrontare un problema che indubbiamente continua a esserci, a essere dilagante. Luigi, credo che ti possa... Io ho delle mie idee, ovviamente, che mi sono formato nel tempo davanti a questo problema, ed è su scala nazionale e in particolare su scala appenninica quello che è essenziale, sarebbe essenziale fare, ma temo che non avverrà molto facilmente, quello che diceva Sabatino adesso, cioè un diverso controllo dei cani vaganti. Che non si parla di cani randagi, cani rinselvati, chidi, sono soprattutto cani, cioè i cani vaganti che sono in parte padronali, in parte abbandonati. E questi cani dovrebbero progressivamente sparire, nel senso essere riassorbiti. Noi sappiamo che è un problema che da sé si risolverebbe se non ci fosse una continua alimentazione del fenomeno stesso. Quindi, in effetti, è possibile controllare, ma non, quando si dice controllare non significa ammazzarli tutti quanti, catturarli tutti quanti, non è questo il problema, assolutamente. Quando uno fa una proposta del genere viene subito strumentalizzata per dire che uno vuole eliminare i cani vaganti, che non è così, però si può fare un'azione, solo ci vuole la volontà di farla. E di nuovo è un problema che è demandato alle regioni, perché sono loro che devono intervenire. Non c'è un'azione da parte dello Stato. A questa operazione, che è sacrosanta ed è importantissima per il lupo, per risolvere l'ibridazione, ma anche per tanta fauna selvatica che c'è in Italia, si deve aggiungere, a mio parere, un'azione più specifica per quelle aree dove ancora l'ibridazione è un evento saltuario, e parlo delle Alpi. In quel caso lì, se viene fuori un caso di ibridazione, bisogna avere la capacità di intervenire immediatamente, come hanno fatto in tutti gli altri paesi europei che io conosco. Cioè si interviene, si cattura quell'individuo o quel branco, quel branchetto dove c'è l'ibridazione e si rimuove dal terreno. Rimuoverlo vuol dire portarlo via in cattività, o sterilizzarlo, anche addirittura abbatterlo o eutanasia, se questa è la unica soluzione possibile che la regione interessata si risolve. Ma non è l'unica soluzione, ce ne sono una serie. L'importante è togliere dalla natura quel singolo animale, perché poi da uno il fenomeno si diffonderebbe. Ettore, se c'ho una manciata di secondi volevo aggiungere una cosa. Innanzitutto, no, visto che Luigi prima citava la Regione Lazio, va dato atto che proprio mentre noi stiamo parlando, ormai sono da 4 giorni che c'è una squadra di cattura attiva, tra l'altro una squadra di cattura composta appunto con tecnici del Parco del Gran Sasso, Monte della Laga, del Parco dell'Appennino Tosco Emiliano, che sono venuti appunto con una
un accordo con la Regione Lazio per tentare di catturare appunto un maschio e una femmina in un branco di ibridi proprio qui alle porte di Roma. Quindi per fortuna questa è una grande novità, insomma ci si sta muovendo in tempo reale e quindi finalmente almeno alcuni amministratori hanno capito l'importanza di intervenire. Che sottolinea tra l'altro appunto che la paura di intervenire legata appunto all'idea che insomma si immaginava che questi lupi, qualcuno li volesse sparare, questi ibridi, scusate, li volesse sparare, in realtà non è così, ci sono delle tecniche di cattura incruente che prevedono tra l'altro la sterilizzazione dell'animale e qui il protocollo della Regione Lazio prevede poi il reinserimento di questo animale in natura nel punto in cui viene catturato, però sterilizzato, e questa è una decisione non tanto scientifica quanto etica, sociale, che tenuta conto di una serie di considerazioni che deve essere comunque sottoposta, se vogliamo, all'approvazione pubblica. Ma oltre a questo che volevo dire, volevo rispondere, Ettore, alla tua domanda, tu hai usato questa parola, no? Dicendo se dopo tanti anni che ci si occupa di del problema di ibridazione avete maturato, si è maturata una posizione. E io qua devo denunciare il fatto che ciascuno di noi individualmente, no? Come adesso Luigi l'ha espresso benissimo, noi abbiamo maturato la nostra opinione come singoli. Quello che serve adesso, e non siamo mai tardi, non è mai troppo tardi per farlo, è che ci sia una posizione maturata a livello nazionale in cui il Ministero, le regioni, gli enti preposti alla gestione e conservazione della fauna riescano a fare quello che ha fatto il Ministero della Sanità con il Covid. Ha messo su un tavolo tecnico di scienziati di riferimento che dicono ai politici come fare quello che i politici decidono di dover fare, visto che i politici o gli amministratori sono i delegati del popolo. Quindi non è lo scienziato che se dice una cosa la si fa e siamo tutti d'accordo, non funziona così. Quindi una posizione fra scienziati e fra tecnici può maturare a livello sociale solo se questa maturazione viene in qualche maniera facilitata, voluta, da chi deve fare gestione e amministrare la gestione della fauna. Se questo passo non viene fatto, non si maturerà mai nessuna posizione e ci saranno alcune regioni che intervengono in una maniera, altre regioni che interverranno in un'altra maniera, altre che non interverranno affatto. E il problema, siccome è un problema su larga scala, i lupi o gli ibridi vanno in dispersione e quindi trapassano i confini regionali, non sarà mai risolto se non è affrontato da una prospettiva nazionale. Quindi, di nuovo, questo non per difendere la nostra mancanza di maturazione di idee, ma il fatto appunto che c'è qualcuno che dovrebbe mettere a frutto le maturazioni degli scienziati secondo una visione, una strategia che sia finalmente nazionale. Ma questo potrebbe essere un esito del piano nazionale, progetto nazionale di monitoraggio che finirà tra poche settimane, credo. Potrebbe essere un esito. Io non sto seguendo, ovviamente sono completamente fuori adesso, non sto seguendo l'andamento del piano di monitoraggio, quindi non so né come stia andando avanti né come finirà. No, curiosità mia. Non lo so nemmeno io come sta andando avanti. Le premesse erano buone, ma non so, vedremo tra qualche settimana quando si potrà trarre qualche conclusione. Io, se posso intervenire su questo, mi rifaccio a quello che diceva Paolo. Secondo me c'è una mancanza di azione a livello locale, cioè a fronte di quello che può essere il piano nazionale di monitoraggio, che appunto poi sì, scopriremo e vedremo come andrà, ma c'è un'assenza delle regioni in questo, cioè degli enti locali. Cioè il monitoraggio, come diceva Paolo, deve essere finalizzato alla gestione del lupo. Quindi tutte le problematiche di gestione che molto spesso non vengono applicate perché non viene neanche attivato nessuna forma di controllo. Quindi un piano di monitoraggio nazionale va benissimo, ma secondo me manca in alcune regioni, non in tutte le regioni, si è ben inteso, manca una presenza locale. Non so se Paolo su questo è d'accordo. Io Sabatino non so dirti molto perché non ho preso parte a tutto il progetto del monitoraggio fin dall'inizio, quindi non lo so. Però è ovvio che, a parte il fatto che io questa cosa non la chiamerei monitoraggio, ma quello che sta facendo l'ISPRA adesso è una stima di popolazione su scala nazionale. Il monitoraggio lo abbiamo già detto nel documentario, quindi non dobbiamo tornarci sopra. Luigi l'ha spiegato in maniera accademica, stracomprensibile. E quindi quello che si sta facendo adesso è una stima di popolazione, quindi comunque, Ettore, io penso che anche se l'ibridazione di per sé non è il focus di questa stima, però continuare a parlare di lupo e parlarne con delle cifre
che si espandono su scala nazionale, sarà sicuramente un ottimo motivo per far tornare a galla la scala sulla quale la gestione della conservazione del lupo deve essere pianificata, che è quella nazionale. Sul fatto che poi questo progetto di stima di popolazione in qualche maniera vada a risolvere il discorso dell'ibridazione, la vedo un po' difficile, perché appunto il problema dell'ibridazione va al di là dei numeri e della distribuzione, ma è molto complicata da un punto di vista biologico, ma ancora di più da un punto di vista sociale. Io con questo posso fare una brevissima aggiunta. Noi un paio di anni fa abbiamo pubblicato con dei sociologi dell'Università di Exeter una indagine su tutti i biologi, dietologi, conservazionisti che hanno lavorato sul lupo in Europa, ed è emersa una cosa molto interessante, che tutti quanti noi condividevamo il fatto che l'ibridazione fosse un problema per la conservazione del lupo, perché il rischio, no? Per tornare poi a rispondere alla domanda, in ultima istanza ci potrebbe essere il rischio di un'estinzione non demografica ma genomica, in cui il genoma del lupo viene altamente alterato o inquinato dai geni del cane. Quindi tutti gli scienziati erano d'accordo che questa fosse effettivamente un vero problema, e abbiamo però scoperto, attraverso una tecnica di indagine a questionare ripetuti nel tempo, che la diffidenza fra scienziati era di origine, e quindi la diversità di vedute fra scienziati rispetto a cosa fare per risolvere il problema di ibridazione, era legata a un diverso, diversa professionalità e a una paura, atavica di determinati scienziati nel fatto che risolvere il problema dell'ibridazione volesse dire, senza sorta di dubbio, che gli ibridatori devono essere uccisi o comunque sparati, che è un falso problema, è una falsa preoccupazione che denota il fatto che anche gli scienziati si trincerano a volte dietro a dei tabù, se questi tabù non vengono in qualche maniera chiariti o esplicitati in maniera oggettiva e scientifica dalla valutazione delle alternative. E qua entriamo nel vivo della questione. Risolvere il problema dell'arrendaggismo non lo si risolve sparando agli ibridi, che ovviamente non solo è tecnicamente difficile da realizzare, ma è anche socialmente molto poco accettabile. Insomma, l'Italia di oggi è un'Italia polarizzata su posizioni molto estreme. Da una parte appunto abbiamo i bracconieri, dall'altra parte abbiamo movimenti animalisti sempre più attenti alle questioni appunto non solo del cane e del gatto, ma anche della fauna selvatica. Quindi qualsiasi soluzione di gestione deve passare attraverso il vaglio e l'approvazione di una società così variegata, altrimenti il politico non si espone, no? Ed è quello che sta succedendo adesso. Quindi noi dobbiamo aiutare i politici e gli amministratori a potersi esporre, grazie al fatto che ci sta un tavolo tecnico di scienziati a supporto delle decisioni che devono essere prese. E il mio suggerimento è: prendiamo esempio da quello che sta succedendo oggi col Covid. Nel bene e nel male ci sono politiche che hanno preso decisioni anche drammatiche dal punto di vista economico e sociale, ma perché c'era un tavolo tecnico di supporto che ha maturato, questa è la parola, Ettore, che tu hai usato e che io trovo molto utile, ha maturato una visione comune. Non c'è il tizio, l'esperto che detta legge, ma è un insieme di scienziati che insieme tentano di dare una spiegazione. E quindi nel caso dell'ibridazione abbiamo alternative, non si tratta di sparare agli ibridi, si tratta di sterilizzarli, di catturarli, di fare una serie di interventi preventivi e reattivi, il cui scopo alla fine è sempre quello, è diminuire proporzionalmente l'impatto che geni di origine canina possono avere all'interno della popolazione di lupi. E la soluzione non è semplice, non si fa con una stima di popolazione, ma si fa con un percorso da una parte scientifico e dall'altra parte sociologico di valutazione di alternative di intervento. Sembra un percorso difficile e abbastanza articolato, ma l'alternativa è quella che abbiamo seguito dagli anni 80 ad oggi, ovvero fare finta di nulla, che è la negazione non solo della gestione, ma la negazione della scienza. Perché allora è inutile che noi continuiamo a scrivere articoli scientifici con stime, con tecniche costosissime, che poi non servono assolutamente a nulla all'atto pratico nella realtà quotidiana. Quindi, di nuovo, parlare del lupo e parlare di ibridazione vuol dire rimettere in discussione il ruolo della scienza nell'ambito specifico della gestione e conservazione della fauna selvatica, in un'Italia che non è più l'Italia degli anni 70, quella in cui ci sono i visionari come Franco Dassi, Luigi Botani, che hanno iniziato una serie di percorsi, ma è un'Italia molto più complicata, molto più difficile, dove se non c'è una chiarezza di idee non potrà accadere nulla di particolarmente interessante o positivo. Quindi un impegno sociale e culturale che ci tocca, non ci possiamo esimere da questa sfida. Bene,
Penso che possiamo, non dico chiudere, ma interrompere qui, perché le discussioni sul lupo continueranno sicuramente. Io forse, Ettore, solo una cosa, approfittiamo della presenza, a parte Gabriella voleva dire qualcosa, certo. Volevo approfittare della presenza di Paolo, di Luigi, ma anche perché con Paolo ultimamente ci siamo stati in contatto per un caso importante a Potenza, cioè la presenza, leggevo anche delle domande in merito, la presenza sempre più frequente più che la presenza, l'avvistamento, perché la presenza c'è sempre stata, ma l'avvistamento frequente di lupi in aree urbane, la lupa di Potenza che circolava praticamente in centro città, il lupo è arrivato quasi al centro di Aosta, adesso sono arrivati tre lupi all'Aquila, nel centro di L'Aquila, l'anno scorso a Orbetello, cioè voglio dire, sono storie ormai abbastanza frequenti, anche perché ci sono sistemi per documentarli che non c'erano prima, ma chiaramente tutti si pongono la domanda sulla pericolosità, su tutta una serie di queste. Quindi su questo credo che sia opportuno anche... Vai Luigi. Ma 40 anni fa, con i primi radiocollari, studiando quei poveri lupi che stavano in cima alle montagne, abbiamo presto scoperto che tutte le sere venivano da Sulmona, che non è un paesotto di quattro gatti, diciamo così. Cioè è una cittadina. E i lupi stavano sempre l'intorno, dentro la periferia, solo che essendo più rari i lupi, gli avvistamenti erano molto rari. Adesso sono molto di più i lupi e quindi si vedono più frequentemente. Ma voglio dire, è inevitabile, essendo poi il lupo un animale intelligente, opportunista, l'ho già detto quattro volte ma lo ripeto perché è fondamentale, opportunista vuol dire che sfrutta qualsiasi apertura, e allora se c'è un qualche cosa che lo attira da mangiare in periferia o anche dentro una città, ma perché no se nessuno gli dà fastidio? Mi ricordo che io da sempre, quando spiego ai ragazzini che mi fanno domande, ma il lupo fa così, fa cosà, dico guarda, il modo migliore per rispondere, ce l'hai già te dentro la tua testa, domandati perché no, perché non dovrebbe farlo, e allora lo fa, il lupo prima o poi lo fa, se non c'è un buon motivo del perché no, lui lo farà e quindi verrà anche in città. Allora, poi qui si apre il grande discorso se è una cosa che noi vogliamo avere o no, se è una cosa saggia o no, se è fonte di pericoli o no. Però mi sembra un argomento molto grande che non vogliamo affrontare adesso, a questo punto della discussione. Grazie. Gabriella, volevi intervenire? Hai il microfono spento? Sì, no, bello acceso. No, io vi ho ascoltato con ammirazione grande, devo dire. Io non sono... è un po' dal mio punto di vista, diciamo, di artista e non di scienziato, non di addetto ai lavori, solo di mancato veterinario, Sabatino lo sa, e quindi riuscendo però poi a seguire anche un po' nel dettaglio tutte le cose che avete detto. Vi lascio un'impronta dall'esterno, quindi, di questo documentario, di quello che ho visto e di quello che ho ascoltato, che secondo me però è molto importante. Non solo le cose che avete naturalmente detto, diciamo, come dire, la mia impressione dall'esterno e da profano e da non addetto ai lavori è che credo che da questo documentario scaturiscono, oltre tutte le cose che ha appena detto Paolo, è molto interessante, cioè quello di rivedere le cose alla luce di quello che poi è l'esperienza che noi stiamo vivendo in questi giorni. È importante il modo in cui voi potete poi, attraverso un documentario come questo, parlare alla gente, parlare alle persone, parlare ai ragazzi, come diceva Boitani adesso, raccontare. Nella società. È come dire che attraverso questo racconto parte una grande responsabilità da parte degli scienziati, no? Di innanzitutto responsabilizzare veramente una classe politica. Io ho sentito parlare di, e ne sono testimone poi per altri versi, della incapacità spesso di gestire da parte del pubblico, dei responsabili dei parchi, e quindi portarli a
dei programmi, come dire, uscire forse dall'università anche per raccontare ai ragazzi, ai giovani, alle nuove generazioni che cos'è un lupo, come il perché no di che cos'è un lupo, no? Di che cosa fa un lupo. E nello stesso tempo, parallelamente, raccontare, responsabilizzare e coordinare, no? Una classe intera politica, una classe dirigente, chi deve gestire le risorse da dedicare a questa cosa, sono secondo me due cose che scaturiscono dal modo in cui proprio voi che siete degli scienziati, che siete dei ricercatori, che siete degli esperti, raccontate e trasmettete questo vostro lavoro, questa vostra passione, questa vostra ricerca al resto delle persone. Quindi comunicare anche. Sì. Scientifico, al problema più strettamente gestionale, allo studio genetico, eccetera, eccetera, trovare il modo di raccontare, di dire queste cose alla gente, al di là di tutto quello che è il marasma della comunicazione oggi, secondo me diventa, come dire, una vostra futura mission, oltre a quello del lavoro che voi già fate, insomma, e che avete già fatto e che sicuramente fate in maniera così entusiasmante. Questa è la mia impressione, quindi, come dire, dall'esterno avere un altro compito, avere ancora un'altra cosa che secondo me in questo momento, mai come in questo momento, come poi d'altronde avete già detto, è molto importante. E quindi congratulazioni e grazie per questa occasione, insomma, ecco. Beh, ci hai lasciato dei compitini non da poco, diciamo. Sì. No, vabbè, perché insomma bisogna cercare di migliorare, no? Certo. E credo che ci sono tutti i presupposti, c'è la vostra grande passione del racconto, c'è la vostra competenza, c'è la vostra, il vostro essere scienziati, il vostro essere anche esservi raccolti intorno a questa cosa, è anche un nuovo modo di trasmetterlo alle altre generazioni e anche a un pubblico più vasto, perché non deve rimanere solo una cosa settoriale. Si parla di ambiente, ambiente non è solo innovazione tecnologica. Ti perdiamo, Gastone. Ti perdiamo ogni tanto. Lo so, purtroppo, vabbè, c'è una connessione un po' vaga. Vabbè, insomma, missione da non poco, ma sicuramente entusiasmante, che ci impegneremo tutti a portare avanti ed essere al vostro fianco. Grazie, grazie. Bene, beh, allora possiamo chiudere. Io voglio ringraziare prima di tutto Gabriella, ovviamente, e Max, perché la musica grazie. Ha un ruolo bellissimo nel documentario. Voglio ringraziare anche Roberto per la regia. Credo che sia stato questo l'unico dei quattro appuntamenti di questo Darwin Day che non ha avuto difficoltà e problemi tecnici, quindi è andato molto, molto bene. E naturalmente Sabatino, può essere che da questa esperienza di oggi il vostro gruppo decida di andare avanti, appunto seguendo i suggerimenti di Gabriella, di produrre altri documenti, documentari, altre cose che servono a tutti per capire le problematiche della conservazione. Poi ringrazio Luigi, Paola, Federica e chi ci ha posto delle domande. Mi ha fatto molto piacere rivedervi, anche se solo attraverso un computer, era molto tempo che con qualcuno di voi non ci si vedeva, insomma. Quindi a presto. Ettore, innanzitutto grazie a te di averci ospitato, perché ci hai dato una vetrina importante, una vetrina voglio dire ampia. Questo ci ha aiutato sicuramente a divulgare questo lavoro che abbiamo fatto. Grazie Ettore, grazie veramente. Sempre per la disponibilità. Ciao Luigi, grazie. Ciao Paolo. Arrivederci. Ciao. 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 Ciao a tutti.